A Genova va in scena uno dei tanti derby liguri del girone A di Serie D. In campo il Ligorna di mister Lunardon e la Lavagnese, di mister Ruvo, biancazzurri reduci da due vittorie consecutive contro Gozzano e Bra, mentre i bianconeri arrivano nel capoluogo ligure dopo la sconfitta contro il Città di Varese e il pari contro l'Alba. La prima occasione di marca ligornina con Di Masi, che al settimo entra in area sulla sinistra e scarica sul portiere, che però respinge. La Lavagnese risponde al 18esimo con questa incornata di Leonetti su cross da sinistra con Corci che si allunga e difende lo specchio dalla porta. Al 29esimo cross pericolosissimo di Daniello dalla sinistra, Gomes prova a inserirsi ma la sfera termina di poco a lato alla sinistra di Rager. Al 37esimo è Garrone a concludere da fuori area ma Corgi si fa trovare attento mentre su angolo è Berardi a calciare al volo ma la sfera termina alta. Grande occasione Ligorna a 6 dal termine, filtrante di Di Masi per Mangeracina che tocca morbido ma la sfera interrompe la sua corsa sulla traversa dando solo l'illusione del gol. Ancora biancazzurri a 4 dal termine con il tiro di Colloppino di Tancredi che però termina di poco fuori. Rispondono i Levantini con questa conclusione dalla sinistra bloccata bene in due tempi da Corci. Si va a riposo così sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con la progressione prepotente di Gomes. È suo il tiro dal limite bloccato però dal portiere. Al 52esimo ancora progressione centrale questa volta di Squarzoni la cui rasoiata termina a lato. Al 68esimo è Lombardi a creare apprensione con questo calcio di punizione dal limite ma Corci blocca agilmente la conclusione centrale. Un giro di lancette più tardi e Mangeracina a provarci con una conclusione dal limite che però termina alta sopra la traversa. A 4 dal termine traversone dalla sinistra e questa volta è Miracoli a concludere ma il suo colpo di testa dal cuore dell'area termina alto sopra la traversa. Questa è l'ultima occasione da gol, un punto per parte tra Ligorna e Lavagnese in Serie D.